è una poesia impegnata, una poesia di impegno civile, di impegno sociale, ma non con uno sguardo da esterna, da osservatrice. Io sento molto, appunto, prima parlavamo di empatia, no? Lo farà come professionista, perché anche una professionista su questo ambito, però sento molto l'empatia umana, no? Nella sua realtà. Ecco, io ti chiedo, le tue raccolte, che sono oramai molte, numerose, da dove nascono? Innanzitutto buonasera, grazie per l'accoglienza in questo posto magico e ricco di arte. Ringrazio Raffaella per l'invito e per rispondere a questa prima domanda. Voglio sottolineare che mi sono avvicinata alla poesia grazie alla lettura che è avvenuta nella mia primissima infanzia. Sono stata fortunata, ho avuto un insegnante delle scuole elementari che era una poeta e quindi ci faceva leggere in classe molti testi, anche complicati, difficili per noi bambini, però ci ha messo immediatamente di fronte a una parola che era non soltanto bellezza, ma anche ricerca e soprattutto comprensione, perché comunicazione, perché la poesia è appunto un'azione comunicativa. Credo fortemente nel fatto che ogni lavoro artistico, e sostengo che la poesia, oltre ad essere un genere letterario, è arte vera, pura, l'arte della parola, debba avere un percorso, un progetto, una linearità, una conseguenzialità di parole diversi che comunque si muovano intorno a una tematica. La professione, essere un sociologo, affrontare tematiche genitoriali, devianza, disagio giovanile o comunque disagio sociale, mentale, mi ha portata a organizzare i miei lavori in base appunto a una tematica specifica. Prima dicevamo nei libri precedenti a quello che presentiamo, che è prima di andare, 39 poesie e 5 lettere d'amore. Ho visitato per un fatto personale, ecco perché l'autore, quando è dentro alle cose, dentro la realtà, dentro la vita, perché poesia e arte secondo me significa mettere a fuoco la vita, mettere a fuoco il mondo e calarsi nella realtà, è stato questo percorso in un ospedale psichiatrico dove vive da qualche anno mio fratello e così un po' empaticamente, un po' guardando, entrando in un mondo che è diverso, che è imperfetto, no? Agli occhi di chi entra per la prima volta, ho trovato tanta bellezza, perché nell'imperfezione ho visto appunto che ci sono delle cose così semplici, così piccole, che a volte perdiamo, diamo per scontato. E quindi è partito questo progetto, poi sono andata avanti con altri lavori fino ad arrivare a questo, in cui affronto un po' la tematica della senilità, della problematica degli anziani, delle persone che nonostante stiano vivendo anche problematiche di dimenticanza, no? Perché si dimenticano molte cose, si va incontro e non parlo solo di patologia, è proprio una fase dell'età in cui la memoria sembra concentrata su un passato molto lontano e non vicino. E in questo
queste lettere, in queste poesie, perché ho detto lettere d'amore, in queste lettere, in queste poesie, ho voluto sottolineare il fatto che ci si lega alla vita grazie all'amore. In questo caso a un amore in particolare che è il filo conduttore, però è l'amore che ci muove, che ci dà la possibilità di pensarci ancora presenti. E la parola prima, perché qualcuno mi ha anche chiesto, prima di andare dove? Prima di andare nella dimenticanza, prima, questo prima, tutto quello che siamo stati, il nostro essere stati giovani, attivi, innamorati, depressi, stanchi, questo prima a volte lo perdiamo perché non ci dà la possibilità di pensare che stiamo andando comunque grazie a questa, a questo passato che ci portiamo dietro. Io trovo questa raccolta, questa raccolta tratta della sofferenza anche, però la trovo più leggera rispetto appunto all'altra, come si chiama? Gli imperfetti. Imperfetti. Perché sono gente bizzarra. Che di cui però dopo semmai mi piacerebbe che leggesse una in particolare. Mi piacerebbe se già leggi qualcuna, da tenere presente che Rita è anche una donna che ha curato molto l'aspetto teatrale anche, no? Quindi le sue letture non sono banali, sono letture di alto livello, per cui chiedo a Rita di leggerci qualcosa e personalmente partirei da Mi chiamo i sonno, però lascio a te. Mi chiamo i sonno e... Ah, ecco. Mi chiamo i sonno e pagina 30. 30. Ogni notte danza con la guerra nella testa. Sulle città gira l'occhio a forma di mezza luna. Le unghie mostrano il mondo che esisteva già da anni. Celeste, in un vestito lamé, 15 centimetri di tacco ficcati nella terra. Fuochi e malanni. Gli occhiali di madreperla imitano gli astronauti. Le ciglia nere di certe donne sono aperte, come le erbacce diventano lupe dietro i portoni abbandonati. Si toccano quando sono sole per dormire i sogni dei prigionieri. Fanno l'amore guardando gli alberi nei rettangoli dei soffitti larghi. Imbronciate volano dall'inverno con un fazzoletto in testa. Quelli delle botteghe nelle piazze vedono il tempo diventare piccolo. Conoscono la scintilla lunga chilometri. La chiamano stella Ison, l'ultima cometa divorata dal sole. Qui in casa nessuno l'ha vista e ogni volta sono io che passo con le braccia spalancate nel vuoto. Ecco, questo passaggio scambiando dalla stella a lei. No, cioè. Grazie. E questa è una poesia, una nota, è la cometa C2012S1, cioè nota come cometa Ison, che non ha resistito al calore e alla gravità del Sole e si è disintegrata il 28 novembre 2013. Questa è una dichiarazione dell'ente spaziale europea e il Natale 2013 non ha avuto la sua cometa. Quello preciso, quello forte, per me deve essere potente, arrivare al lettore nella complessità del significato e del significante, quindi con tutte le modalità che il lettore ha a disposizione per poterla recepire.
una ricerca che studio sicuramente, il verso è strutturato, qualche volta è in endecasillabo, qualche volta utilizzo il verso libero, mi piace molto utilizzare anche il corsivo, lo spazio tra un verso oppure una strofa e l'altra, che è quel respiro che dà maggiore, che possa dare maggiore incisività alle parole che ricerco, sì. Molti aggettivi a volte possono essere anche troppi, però sento quasi la necessità di dover dire qualcosa di altro e quindi veramente di forte, perché sento in maniera così. Cioè, questa è la mia percezione della vita e la trasmetto in questo modo. Io ti chiederei di leggerti quella pagina 61. Vado con un ordine che è quello che non c'è, sì. Ma se ne vanno di sera, questo? Sì. Se ne vanno di sera, nel terriccio pezzente, ingoiate dagli spigoli di latte rancido. Se ne vanno come spose che scappano al mattino dopo la notte annusata, segnata e abortita sul dorso. Prendono il nome delle chiese antiche con un'andatura leggera, generosa. Le madri sperano di guarire così, salvarsi dalla colpa e dal lutto, tagliare con le forbici fili, ghirlande. Non saranno mai brave a vivere, a morire con sentimenti incompresi, né scrivere storie intramontate, copiate dai libri nella nota in calce, che profetizza la fine irreparabile. Quando arriverà quell'ora, se ne andranno, abitando finestre aperte nell'aria bagnata di rose e aghi di pino. Saranno rassegnate al rumore delle conseguenze di chi ha venduto onori e poi sconfitte, e andranno mute nel posto dove volano gli uccelli. Questa è dedicata? Sì, alle madri. Alle madri. Sì, sono anche una mamma e ho una madre, per fortuna, perché ho perso il mio papà da bambina, quindi mia mamma, che è avanti con l'età, l'ho quasi sentita così, ecco. E penso che un po' tutte le donne che vanno avanti negli anni hanno questa delicatezza di portarsi dietro un grande passato, una grande vita, tante vite, e che poi non riescono mai ad essere sconfitte, nonostante la vita possa segnarci, ma a prescindere adesso madre o padre, però in questo caso le madri non saranno mai sconfitte dalla vita e se ne andranno, ma saranno presenti proprio in quel posto che noi vediamo tra la terra e il cielo, dove vediamo invece tutte le persone anziane sanno raccontarci ogni dettaglio della loro infanzia o di cose della loro giovinezza. E ricordano tutto perfettamente, odori, colori, luoghi, posti, persone, nomi. Era questo aspetto che volevo sottolineare e curare. Io trovo che questa raccolta, come dicevo prima, è molto, rispetto ad altre, è molto più leggera. E anche quando parla di sofferenza è molto più, sì, fluida. In realtà tratta di cose umanamente, appunto, l'oblio, non solo, la perdita. No, tratta di temi non da poco: la solitudine, l'indifferenza degli altri, però lo tratta in un modo molto più leggero. Io ti chiederei di leggere a pagina 22, anche questa mia. Io sto chiedendo di leggere delle poesie che mi hanno colpito.
non ho un ordine, ma un desiderio più che altro. Va bene. L'ombra della gente si arresta disperata, quasi sempre triste, frenetica, senza sorriso, né faccia sprofonda nel movimento della corsa, divide in tante parti i battiti, i cieli, addosso porta fretta distratta, si muove con sospetto, sembra un rapace zoppo, eppure cieco, abbandona vergogne, fiducia, nomi, sfugge all'impegno chiudendo gli occhi, svincolando nell'abisso con un tonfo. La gente non si interroga, recita il compito, la busta della spesa, rapida nelle stagioni, lascia crepe per le vie. È pregnante, cioè. E questo ha colpito anche me. Veramente, perché... questa è così come anche a me ha colpito anche. Ma anche quella pagina 29 sul passaggio dalla giovinezza alla vecchiaia. Non so quale sia delle cinque. Dice che si trova in uno spazio dove ha solamente questi fogli, questo quaderno con la penna, è uno spazio piccolo, lascio immaginare al lettore una casa di riposo, un luogo solitario, proprio perché volevo mettere in evidenza la solitudine di queste persone. E poi c'è la narrazione, e quando si parla anche dell'amore giovanile, no? Di questi incontri che ci sono stati, c'è anche la disperazione che spesso accomuna appunto le persone giovani che si amano e che si appellano a sciocchezze, non so, alla gelosia, al fatto che questa persona non ama nello stesso modo, non è ricambiata nello stesso modo, quindi c'è questa varietà di accadimenti proprio perché la mia intenzione è quella di creare un discorso universale, cioè il lettore deve ritrovarsi in qualche modo, non sempre sicuramente perché ci sono cose che possono non interessare o non essere sentite in modo forte, personale, però nel discorso generale sì, su questo fatto dell'incontro, l'importanza dell'incontro, vivere la storia, come viverla, poi c'è anche una poesia dedicata alla figlia e quindi quando ci sono i bambini piccoli, come cambia il rapporto tra due persone che si sono giurate amore eterno. In questo libro probabilmente ci sono anche più uomini, non è neanche lo stesso uomo, proprio perché è così che accade nella vita, nonostante si possa rimanere legati giuridicamente e anche a livello familiare perché ci sono figli, perché ci sono tante situazioni, ciò non toglie che ci si possa innamorare di altre persone. Quanto queste persone possano modificare il modo di amare anche della coppia stessa, o se queste altre persone come possano influenzare la vita. Dire collera tra me e te, riparare nelle mani a forma di cuore tutti i pensieri belli e tristi che raccontano beltà sbarazzine. Non devi sbattere porte per dimenticare il mento alzato agli uomini che ho baciato. Non maledire le parole dei poeti che mi hanno voluta in sposa e poi copiata. Non devi perdonare i dubbi di Romeo, il suo paternostro in ginocchio bruciato nelle lettere perfette mai spedite. Che fatica aprire gli occhi e trovarsi attorcigliata, sembrare un tuono lunga, un fiume stretto, vedersi seminata, vangata, un miscuglio di quesiti spalancati. Bella, molto bella. Non posso...
Ma mi sembra che l'impressione della lettura di quella di Copertino, di quella di che anche rinvigorita dalla fine di questa, cioè che la ricerca della parola potente, dell'accostamento ficcante, non scontato, abbia poi necessità di giacere al desiderio, alla spinta di una comunicazione più diretta, più se vogliamo, no? Quando si è maturi più che altro, perché poi la maturità secondo me non ha un'età anagrafica, quando si è maturi si raggiunge una sorta di non rassegnazione, come per dire ecco mi appoggio le spalle, ma di accoglimento, sì, e di spiritualità. Ecco perché anche Celesti, no? L'idea di questa dimensione che non ha più il colore della terra, della forza della giovinezza, del rosso, del fuoco, ma ha un qualcosa, un amore che comunque diventa o un sentimento, un sentire, molto più allargato, più aperto, celestiale e quindi universale, in questo senso. Poi credo molto, così come diceva Proust, ma parecchi ne hanno parlato, è vero, l'autore vuole sempre dire qualcosa di preciso, di specifico, e prima parlavo appunto di significato, di progetto poetico, dicevamo, no? Di un senso. Però poi la poesia ha questa grandezza di aggiungere alla parola il significante, cioè tutto quello che può essere altro. E ci possono essere diverse spiegazioni, illuminazioni, riflessioni che possono nascere appunto dalla lettura. Cioè il lettore ci mette di suo, ci mette altro, ci mette... ed è meravigliosa questa cosa, ecco perché è comunicativa la parola, la poesia, la ricerca della parola. Ma penso che anche, non so, per la pittura o per qualsiasi altra... Sto pensando la stessa cosa. È una ricerca stilistica sicuramente, perché c'è quel graffio, c'è quella... potenza, quella forza, quello stile, la ricerca di quel colore, o se non c'è colore, appunto di quel segno. Nello stesso tempo si lascia, anzi, forse l'intento primario è quello di lasciare al lettore non il proprio disegno stilistico, quindi il proprio progetto, ma di lasciare una strada aperta, una finestra aperta. Spesso parlo di finestre aperte, di porte aperte, perché quella è la bellezza, la comunicazione con chi sta ammirando, con chi sta leggendo. Però come diceva, scusa, Fede prima, c'è tra l'alto, c'è l'alto e il basso, c'è il simbolico, sì, e il rendere. Per esempio, pagina 48, la vuoi leggere tu? Puoi leggere anche tu se vuoi. Torniamo spesso nelle cose passate, come si fa con i sogni taciuti, un planare basso sulla terra per amare le immagini rimaste. Chi è stato innamorato sigilla grandi tempeste e silenzi sapienti, passa piegato, sopporta, si inginocchia. Chi è stato innamorato dà un senso a ogni cosa, sa tornare, sa rimanere. E qui invece è una resa esplicita, no? Cioè, al lettore di un passaggio che c'è in questo fluire del tempo di questa persona, no? Immaginaria o reale. Che sta parlando. Sì, sì, è vero, mi rendo conto a volte che la ricerca della liricità a volte può essere forte, pesante o difficile da accogliere, e
invece un verso più discorsivo, più fluido, con immagini più chiare, dirette, anche se incisive, perché sono quelle le parole che dicono e che vogliono dire, allora diventa più accogliente, più il lettore deve anche sentirsi non solo accolto e accogliere, quindi sono due azioni importanti, ma riconoscersi sicuramente in qualche parte o in qualche modo, ma deve anche guidarsi, deve anche, ha necessità di trovare una resa, una risposta, che attenzione, non è la risposta che dà l'autore, perché dove c'è moralismo non può esserci poesia, altrimenti si fa un saggio, si fa un qualcos'altro. La poesia non è mai, può essere etica, sicuramente ci può essere appunto questo discorso dell'etica e dell'estetica che riguarda tutta l'arte in particolare, in generale. Ciao, ciao Paola, ci vediamo stasera. Però c'è questa necessità di trovare quiete, di trovare un posto sicuro, di rassicurarsi, ecco. C'è anche un'opera, un'opera quando è inquietante ha necessità di avere una risposta dentro di noi, se non ce la dà l'artista dobbiamo trovarla. Dobbiamo necessariamente trovarla, perché altrimenti rimaniamo in una dimensione emozionale che non ci dà pace, ecco, quasi. Non so, penso che gli artisti presenti sentano questa cosa. Io non so perché ho segnato nelle tue lettere, a pagina 24, questo pezzo, che non abbiamo letto niente di poesia lirica sua, no? Perché di prosa lirica, qui si alternano, ci sono delle prose liriche, 5 se non vado errato, sì, insieme a 36 o 37 poesie, e appunto pagina 24, una storia raccontata a flash proprio. Ti conservai in vita, stampai il tuo ritratto sullo sfondo di radici vergini. Continua tu. Servo residui immacolati nei sensi invariati del collo. Tra il mento e il collo c'è la variabile preziosa di tutta la memoria in cui si compie il mondo dell'ospitalità, dell'accoglienza. Lì ti ho portato con il capo nudo, come si tengono stretti i figli. Ti ricordo assoluto, intero, ti ho ibernato. Le cose congelate portano appresso le doglie del parto, perché rinascono una seconda volta. Quando si ama fino alla mia età, si obbedisce alla regola del ritorno. E così è stato. Ti sono stata più volte madre per sopravviverti. Con queste spaventose rughe ti ho amato tanto da non accorgermi di aver compiuto un sacrilegio. Ciò che è stato eliminato al risveglio è il momento glorioso, la bellezza dei baci, degli abbracci e le labbra musicali. La melodia che mi cantavi tenendomi la mano davanti ai treni eri tu, il treno, e il binario scalzo. Un giorno mi offresti la colazione in stazione e un libro da leggere. Andavo da mia madre in ospedale. Mangia, devi aver cura di te. Alcune visioni si riannodano a quel viso, conducendomi alla prima immagine. Tutto il resto diventa sfumato, inanimato, perde funzione vitale. Ci sono momenti in cui i sentimenti arrivano a un punto luminoso e profondissimo, senza spiegazione logica, come gli anni passati, quando li ricordi in una sola azione, in un fatto accaduto, senza conseguenzialità cronologica, immobili, tutti in una sola scena. Avevi la neve sugli occhiali e controvento
studiavo ogni verità passata, ogni imboscata mi veniva fatta da un pensiero che rimbalzava dai denti fuori dal bacio. A me piacerebbe anche che leggessimo, non c'entra niente con questa raccolta, però questa poesia mi colpì molto, mi ha sempre colpito. C'entra invece con la raccolta precedente, mi pare. Sì, no, i perfetti sono gente bizzarra, sì. E la precedente? Sì, non la precedente, prima della precedente. C'è quel gruppo, sì. Quindi la terz'ultima raccolta. Il lago di Nemi. Dai, quella la leggi tu, io invece ne volevo leggere di questa raccolta, la prima, e ve la leggo in una modalità... No, questo è il grido. Ve la leggo in una cosa modalità... C'è? Me la dai tu dopo. È particolare, perché prima dicevamo mi occupo di metateatro e mi occupo anche di vocal jazz. Avendo studiato con le cantanti americane, ho appreso e studiato negli anni una tecnica vocale di recitazione che si chiama, che viene dal tedesco, Sprecher Stimme, dovrebbe essere la pronuncia, ma io si scrive così, che significa voce che canta, cioè il parlato, intonato, recitato. Ed è questa particolare tecnica che qualche volta utilizzo, ma che lascia un po' spiazzati. Se vi fa piacere, una cosa ve la volevo presentare. Dai, vogliamo. No, comunque fai quella tua. Dai. Leggo prima questa qui. Il primo atto rende muta l'anima. Lembo senza sonno, falciato dal nulla, lascia ritornelli tra fili di ulivo. Ad ogni ora raschia la raganella. Sale con cura l'azzurro elementare, ti aspetta davanti al cancello, espandendosi come sterile lago. Emergono occhi di piogge rifratte. Non è possibile fermarsi a cena. Alle 7 il sonno li seleziona, diventano un ronfo lucidato. Pochi volatili virano a cerchio. Sul pavimento cadono strani odori. Nel cestino non c'è carta ma lingue, sparite regole, maschere e lacci. L'ossigeno di notte non fa vento. Sono loro quella composta di cose che ha intristito la vita ai giusti. Il falco pallido sul collo, costole che non erano previste. Loro sono lì. Nel posto più lontano della solitudine. Ed è una metrica, una lettura che segue una particolare metrica. Il jazz di solito cioè batte sul 2 e sul 4 come tempo rispetto al pop, al rock, alle altre musiche, anche la classica, sul primo e il terzo tempo. E quindi accento. E quindi, insomma, seguendo questa particolare struttura, questa poesia si presta molto e ci ho giocato, insomma, utilizzando questa lettura un po' particolare. Qualcuno mi dice che si perde. È particolare. Sì, però se tieni conto che la poesia è nata
forse insieme alla musica. La parola è musicata, noi fenici, greci, da sempre la poesia veniva cantata, ma con la voce, lo strumento è venuto dopo. Quindi questa cosa è bella perché, cioè, a me affascina questo studio proprio perché la parola viene cantata, quasi cantata. Alcune poesie sono anche, possono essere narrate, se vogliamo, con questa tecnica in un modo molto più monocorde. Io ho giocato un po' con alti e bassi proprio per mostrare anche un po' gli estremi, no? Dell'utilizzo della tecnica. Sì, questo trovo, io ho trovato che cattura tantissima attenzione perché ti costringe a... E io ho utilizzato tutta la mia tecnica di lettura. E i miei maestri di musica, perché i dischi che ho inciso sono le musiche sono di Claudio Fasoli, il sassofonista che vive a Milano, ma di fama internazionale, no? Cominciò col Perigeo da giovanissimo. E gli ho detto: Claudio, ascolta sta cosa, perché qui mi uccideranno tutti abituati ad ascoltare Gazzolo, non so, Gassman, i grandi, no? Che vengono con quella meravigliosa voce, soprattutto seguendo la metrica del verso, così come secondo me lo ha inteso il poeta. Io ho fatto uno stravolgimento totale, ho detto: mi uccideranno, non posso pubblicare niente di questa roba qui. E lui: ma va, spacca tutto, sei tu che hai, sei così, sei questa, c'è dietro questo studio. Forse ho la registrazione, se volete me la faccio ascoltare in anteprima, poi mi uccidete voi. No, acclarato che non la pensi come la verdura sui leopardi. Sì, sì. Sì, sì. Infatti eccolo qui, Claudio Fasoli, l'ho mandata a lui, vediamo se l'audio è... Vediamo se arriva. No, da qui non si sente niente, vediamo perché. Ah, ecco, era zero. Allora, ecco qua, era zero. Sempre, caro, mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo ove per poco il cor non si spaura e come il vento odo stormir tra queste piante io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il son di lei così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragarne dolce in questo mare. È una sperimentazione, ho rischiato, lo so,
riesco, aspetta. Bene, niente, magari non so passare niente, battiato. Però poi dopo si riesce in qualche modo, poi saranno gli altri, i lettori, gli ascoltatori, gli altri che ci saranno, che sono fuori, a definire se ci si ritrova o meno. Se in un'opera, in un testo ci ritroviamo, probabilmente almeno, non so, 0,5, 1, 5, 10 ci siamo riusciti. Nel nostro ventre ci sono tanti vissuti accumulati, per cui in realtà quando senti l'esperienza dell'altro, quando l'altro ti porta fuori i suoi sentimenti, le sue espressioni forti, senti, c'è il risuono anche tuo. Quindi c'è anche proprio questo aspetto, noi non sappiamo cosa abbiamo dentro, no? Per cui l'universalità è anche quello, perché in realtà ti risuona dentro per qualche ragione che non sai, l'esperienza, il vissuto, il sentimento dell'altro. C'è anche proprio questo aspetto. Io forse sono stata anche fortunata, perché aver attraversato l'esperienza della premorte, sono stata in coma, ho avuto delle esperienze molto forti nella mia vita, mi hanno dato anche una, hanno affinato un po' la sensibilità, per questo non mi sento patologica o anormale o fuori dal mondo, anzi voglio campare 100 anni e imparare ancora tante cose, invecchiare, diventare stanca, però voglio dimenticare. Ma forse qualcosa sì. Forse qualcosa poi alla fine la dimentichiamo nell'elaborazione, perché quando riusciamo anche a elaborare qualcosa di fortemente doloroso, un po' l'abbiamo dimenticato, l'abbiamo lasciato, qualcosa l'abbiamo lasciato lì, su quel letto, in quella stanza, in quella città, a quella persona, a quelle persone, quindi un po' lasciamo, e forse fa bene. Prima dicevamo anche il fatto della professione, molti operatori sociali che adoperano appunto questa tecnica dell'ascolto empatico, che è una tecnica dolorosa anche per l'operatore, anche molto complicata, molto difficile, deve affrontare la psicoterapia, cioè deve andare in analisi molto spesso, perché c'è bisogno veramente di macinare. Ordinariamente un psicologo prima fa analisi su di sé. Sì, quello sempre. No, ma anche noi, no? Per laurearci o per specializzarci in queste diciamo discipline, abbiamo fatto tanta di quella psicoanalisi. Per forza, perché ti forma, ti aiuta, ti forma e ti supporta poi nel percorso. Però appunto, che un po' lo sento in questo libro, no? Tu sei coinvolto, tu senti dentro l'altra, un pezzo dell'altro, ma c'è ancora c'è ancora un altro da te, no? E questa cosa qui ti permette un minimo di vivere con più fluidità, usavamo quel termine, più leggerezza, più naturalezza, perché altrimenti se tu non lo vivi con più naturalezza, se tu sei dentro in quell'attimo, in quel momento, in quel problema, tu stai esplodendo in un senso o nell'altro, puoi implodere o esplodere, ma non quello che si chiama non oggettività, no? Sei sofferente e basta, sei straziato e basta, no? In quel momento lì. Se invece senti la sofferenza dell'altra, fa parte di te, però non sei l'altro, questa cosa qui aiuta chiaramente a vivere con più leggerezza. Ci sono due poesie ancora, non so se avete voglia di sentirle.
Ce ne avevo una da chiedere. Oh, dai, vai. Ma ce l'avevo in mente fin dall'inizio, però mi sembra che in questo punto c'entri. Quella pagina 32, questi ricordi senza casa. Sì. Vuoi leggerla tu? La leggo io? No. Ok. La memoria è un'ombra estesa, un disegno per recuperare la vita rimasta indietro, la tradizione, ogni cosa omessa. Noi siamo le mani alzate nel confine incatenato. Siamo noi quell'aria che si muove sui monti. Se tu fossi nella mia testa, capiresti la prua di ogni traversata, la memoria dei luoghi. Se tu fossi nella mia testa, non moriresti mai. È molto simile a una che volevo anch'io far leggere in finale, ma era più lunga. Però prima di quello io volevo leggere questa qua che a me, quando la sentì, la mi colpì tantissimo. Si increspa. E zitto. Si increspa il lago di Nemi in un gesto di doloroso silenzio. A vederlo mordere nuvole, l'affanno arriverebbe in cima. Salgono visitatori in una strada scoperta. Riaffiorano in mezzo alle piante ragazze di colore nude a metà. Pascolano paure e cosce raggelate e fissano l'inquieta luce della sera come fosse un contatto. Sta trattando una roba di una pesantezza tremenda che è chiaramente la prostituzione di strada, tra le più pesanti, quindi un tema tra le più pesanti, perché appunto in luoghi deserti, in luoghi alla mercé dello stupro e non solo della prostituzione. È il tutto con un simbolismo molto alto, no? Pascolano paure, cosce raggelate, no? Mi sembra molto, è molto forte, molto potente, ma è molto anche simbolica. Mi ha affascinato molto. Grazie a te. E questa invece, che come la tua di prima, plana da diciamo espressioni leggere, comprensibili a tutti, a momenti di simbolismo, a tratti di simbolismo. Non sento la tua voce, manca la tua voce a questo tempo, a queste irrequiete piogge, le dita tra i capelli sfibrati e le meditazioni. D'avanzali si levano pensieri, sorte e intenzioni sono sufficienti per aprire finestre. Ricordarti nell'atto semplice, quando il cielo era vuoto, messo al riparo nella camicia chiara della domenica. Tu appari in questo modo, immobile, in giorni senza luce, senza Dio, un nodo intimo e multiforme, conchiglia, stelo, un utero in travaglio. Gradualmente schiariscono le nubi, il letto che ti ha contenuto non teme il corpo inerte, per questo la tua voce non risuona in aria.